Quali alternative proporreste? Quali alternative proporreste per produrre un'economia più pulita, più sana per questa città? Nuovi aiuti statali per produrre nuove aziende. Alla fine anche io sono un piccolo artigiano, però l'unica cosa che ci riconosce... Cosa realizzi? Faccio il fabbro, quindi o per il ferro. Quindi cancelli, recinzioni, queste cose qua. Però il problema più grosso. Quindi tu richiederesti dei finanziamenti da parte dello Stato per promuovere attività alternative, di economia alternativa in questo territorio? In realtà esistenti, per aiutarle, perché alla fine l'unica cosa che ci riconosce lo Stato sono i debiti. Quindi quando arriva Equitalia, quando arrivano cartelle, queste cose qua, quando invece aiuti sostanziali non ne arrivano mai. Sì, vengono da tutta Italia perché probabilmente si sono resi conto che l'1 maggio Taranto è un moto rivoluzionario che poi riguarda tutto il paese. Taranto è specchio di tutto il nostro bellissimo paese, in cui però ci sono realtà difficili per le quali bisogna lottare. Quali sono state le difficoltà organizzative all'interno di questa manifestazione? È molto semplice, questa manifestazione è davvero organizzata e realizzata dal basso, quindi coloro che lavorano gratuitamente, lo sottolineo, sono cittadini, operai, non c'è nessun grande organizzatore di concerti, ci sono ovviamente dei tecnici, dei professionisti. Eccetera. Sarebbe opportuno per la prossima manifestazione coinvolgere ancora di più la cittadinanza? Sì, è importante che la cittadinanza capisca questa cosa qui e che il loro supporto è fondamentale affinché i riflettori rimangono accesi sulla realtà di Taranto. Puntati sicuramente non su una kermesse musicale, ma su una motivazione sociale più valida e più forte. Sì, la musica è solo un grande amplificatore che permette alle nostre voci di arrivare il più lontano possibile. La vera novità è che probabilmente la gente comincia a capire che è importante esserci davvero, e quindi riescono ad essere centinaia di migliaia anche sotto la pioggia. Ora per fortuna ha smesso e speriamo continui così, però siamo davvero tantissimi. Grazie.